Bentrovati. Ultima tappa della visita pastorale di Monsignor Lambiasi prima della pausa natalizia. Ci troviamo nella parrocchia Mater Misericordie, incastonata tra la Colonnella, Regina Pacis e Bellariva. Una parrocchia voluta agli inizi degli anni Ottanta da Monsignor Locatelli. Fare catechismo ai bambini e dire una messa alla domenica. Questo il ristretto mandato del vescovo Locatelli che portò nel 1980 all'erezione canonica della parrocchia Mater Misericordie. La volontà di istituire una nuova parrocchia nella zona di Alba Adriatica, chiamata anche Ghetto Turco, Monsignor Locatelli l'aveva manifestata qualche anno prima, incaricando due sacerdoti in tempi diversi di esplorare le possibilità di un insediamento parrocchiale. Entrambi avevano abbandonato l'idea, viste le difficoltà di reperire ambienti adatti. Un terzo tentativo il vescovo lo fece affidando l'indagine a Don Enrico De Luigi, che grazie all'aiuto di un amico che gli diede in affitto parte di una palazzina, riuscì nell'intento. Per 3 anni si protrasse la situazione provvisoria dell'affitto, poi, dietro pressanti richieste al comune, si ottenne un'area e il permesso per costruire un fabbricato provvisorio. Nel 1983 si inizia così la costruzione di un prefabbricato in legno lamellare. I lavori vengono completati in 4 mesi. Mancano però ancora le opere parrocchiali per permettere l'aggregazione giovanile. Nel 1986 vengono sistemati abusivamente nell'area circostante la chiesa alcuni prefabbricati usati dai terremotati del Friuli. Questo porta al parroco una denuncia, un processo e una condanna finita poi in amnistia per il valore educativo e sociale dell'opera. Questi locali di fortuna hanno continuato a svolgere la loro funzione in attesa del nuovo edificio, oggi in costruzione, che potrà degnamente ospitare i fedeli. Come avete sentito, parroco fondatore di questa comunità è Don Enrico De Luigi, che ha lavorato tanto dal punto di vista materiale ma soprattutto da quello spirituale per far diventare questa parrocchia una famiglia di famiglie. Il vescovo Giovanni Locatelli fece uno scritto del vescovo che istituì questa nuova parrocchia, perché molta gente andava alla Colonnella, andava dai frate Bellariva, i bambini facevano fatica con i catechismi, le mamme non avevano le macchine che hanno adesso. E quindi hanno chiesto al vescovo se c'era... E il vescovo mi chiamò e mi disse: guarda, la possibilità di fare almeno... trovo un locale da poter dire la messa e fare catechismo ai bambini. E io conoscevo Manducchi, che era un mio vecchio amico, aveva un appartamento qui in via Galilei e sotto un altro... praticamente appartamento senza muri, quindi aperto, 80 metri quadrati, e io lì ho cominciato con i catechismi e con la messa. Pian pianino, spargendosi la voce un po' alla volta, insomma, noi abbiamo cominciato poi ad andare in missione, praticamente andavamo io, nelle case, insomma, c'era già subito qualcuno che si è coinvolto, perché è stato veramente, la gente l'aveva bisogno, insomma, sto posto qui. Prima di tutto abbiamo cominciato a costruire la comunità parrocchiale, la comunità cristiana, appunto con gli annunci, con queste messe dette così provvisoriamente, poi dopo anche dentro questo salone. Quando questo abbiamo cominciato ad operarlo, allora la gente se ne è accorta appunto che c'era una chiesa, una parrocchia, e noi tramite le visite pastorali che abbiamo fatto nelle famiglie, tramite le visite per le benedizioni, le feste parrocchiali, le gite che abbiamo fatto, siamo andati in Terra Santa, siamo andati a Lourdes, siamo andati in sacco, insomma, un mucchio di pellegrinaggi, Loreto, eccetera, eccetera, e la gente si è aggregata. Adesso, per esempio, la domenica in 3 messe, insomma, ci sono dai 300-350 persone che frequentano. Io ho avuto sempre molta gente che, insomma, si è impegnata seriamente in prima persona, a cominciare dalle catechiste. Prima ho 9 catechiste e hanno diversi, no? 5 gruppi di bambini, insomma dai 15 ai 20 ogni gruppo. E poi il consiglio pastorale è andato avanti per molti anni funzionando molto bene, poi tra qualche anno un pochino meno, ma insomma abbiamo sempre avuto qui
Non ne parliamo poi delle feste parrocchiali che le gestiscono completamente da loro, a cominciare dalle gare sportive e tutto il resto, insomma, parrocchiani che si preparano molto tempo prima, fanno tutti i bilanci e poi sostengono il parroco in una maniera fantastica, in questo senso qui. Adesso io che mi sono trovato solo, non so cosa sia la solitudine, mai sentito la solitudine. Adesso ci siamo aggregati alle quattro parrocchie, no? Colonnella, Regina Pace, Cristo Re e San Giovanni. Ci siamo appena aggregati, perché loro è un pezzettino che sono già insieme. Poi il vescovo mi ha detto, ti consiglierei, se mi consiglio il vescovo, io subito obbedisco. Sono andato subito con loro, però adesso cominceremo a fare le cose insieme, vedremo i consigli pastorali di incontrarci con loro, per forza, bisogna cominciare a vedere questa zona, insieme a quelle tre zone lì, che siamo molto vicini, tutto sommato. Sì. Noi avevamo partito il primo slogan di questo, far diventare questa parrocchia una famiglia di famiglie. E un pochino alla volta ci siamo riusciti, perché adesso molte famiglie che sono coinvolte. Per esempio, non abbiamo il salone. Io, se avessi avuto un salone, no? Domenica ci troviamo tutti a mangiare lì. Invece ci troviamo 8, 9, 10 famiglie da una parte, poi dopo una domenica altre 7, 8 famiglie da un'altra casa. Più di così non ci si sta nelle case di oggi. E ogni tanto facciamo appunto questi incontri, che sono molto belli, perché anche Gesù, le cose più belle le fa sempre a tavola. Tra gli appuntamenti del Vescovo Francesco a Mater Misericordie anche quello del catechismo. E il Vescovo allora ha letto ai bambini la sua ultima fatica letteraria, Don Oreste e la capanna di Betlemme. La scritta? Francesco, no. Lo conoscete? No. Sì. Allora, adesso ve la leggo, io ogni volta faccio vedere l'immagine. L'importanza del ruolo della catechista oggi, quale può essere? Credo che la cosa più importante sia comunicare, perché far innamorare i ragazzi di Gesù penso che sia la cosa più importante. Credo che noi catechiste quello dovremmo riuscire a fare, sempre che con l'aiuto dello Spirito Santo. E credo che questa sia la cosa più importante, rimanere come sono loro, restare come sono loro e mettersi in gioco insieme a loro. Valore se è accompagnato da quello dei genitori, dall'aiuto dei genitori, perché altrimenti se è valore solo per noi catechiste, non c'è un riscontro nella famiglia, non facciamo niente. E quindi i bambini vengono sballottati, sì, ascoltano, forse le cose che noi diciamo rimarranno, però ci vuole sempre da parte della famiglia un aiuto e non sempre è facile. Chiaramente prima di noi catechiste per loro il riferimento è il parroco. Abbiamo un parroco in gamba e chiaramente anche noi ci sentiamo non all'altezza sempre del ruolo che dobbiamo, però seguendo Don Enrico ci sentiamo molto appagate anche noi e soprattutto continuamente di imparare. Ma è facile o difficile essere una catechista? Non sempre facile, ma perché si ha paura di non essere all'altezza, perché anche i bambini fanno certe domande che non sempre si è all'altezza di rispondere. E allora, come diceva anche una mia collega, se c'è il sacerdote è già un bel aiuto e noi ce l'abbiamo. Io non devo insegnare nulla. L'insegnamento viene dal parroco, l'insegnamento viene dagli esempi e l'insegnamento viene dalla famiglia. Questo secondo me è quello. Poi il Signore ci insegnerà Lui qual è il momento e il modo migliore per vivere la fede. Ecco, questo sì.
È sorto da poco in questo quartiere un nuovo servizio per l'infanzia e per sottolineare l'integrazione con la comunità parrocchiale il Vescovo vi ha fatto visita proprio nel giorno della festa per i genitori. Nostra identità anche cattolica è sempre stata importante, ma nell'esperienza che facciamo tutti i giorni. Quindi laddove apriamo dei servizi nuovi, la prima cosa che ci viene in mente è chi c'è lì, cioè la parrocchia più vicina a noi, il prete più vicino a noi, perché crediamo che una comunità educante sia anche questo, una rete di rapporti tra persone che condividono una stessa esperienza e che si aprono alle famiglie che incontrano. Un servizio questo che si inserisce in questo quartiere anche grazie forse alla presenza, alla vicinanza del parroco. Assolutamente, ancora prima di aprire abbiamo proprio voluto incontrarlo per raccontargli quello che siamo e l'esperienza che vogliamo portare qui, perché ha le stesse fondamenta. E poi c'è stato amico e compagno sin tutto il periodo dell'inaugurazione, l'inaugurazione che l'abbiamo fatta qui con lui, con una benedizione insieme a tutti i genitori e a chi voleva partecipare. Questa è un'altra delle occasioni in cui Don Enrico si fa presente, e è una compagnia che non possiamo farne a meno e sicuramente proseguirà anche in tutte le occasioni, sia con i genitori ma anche al mattino quando è venuto a portarci il biglietto di invito della visita pastorale e si è fermato qui con noi in mezzo ai bambini, per cui i bimbi lo riconoscono e lo vedono proprio come un amico. Oggi nella festa che vuole essere l'augurio di Buon Natale per i bambini e per i genitori abbiamo visto c'era il Vescovo e ha inserito una tappa della sua visita pastorale. Sì, per noi è stato proprio un regalo, il regalo di Natale, l'abbiamo vissuto così. Don Enrico mi ha telefonato dicendo ho piacere di far conoscere al Vescovo anche la vostra esperienza, poiché già c'era un rapporto con Don Enrico. Quando abbiamo saputo questo ho detto cosa ne dici se il Vescovo ci viene a trovare proprio nella nostra festa di Natale. Quindi la cosa è venuta senza troppi sforzi, in maniera naturale ma bella. Quindi anche per i nostri genitori aver avuto il Vescovo che ha introdotto la nostra festa, che ci ha salutato e benedetto, per noi è un augurio di Natale così come lo desideriamo. Bella presenza in parrocchia è quella degli scout che il Vescovo ha voluto incontrare insieme al gruppo Masci, nato 11 anni fa. Venite alla festa, venite alla festa, venite alla festa. Essere scout è un grosso orgoglio per me. Ed è anche un proseguimento di un percorso che ho fatto già da educato e che ho voluto proseguire da educatore. Quali sono i valori che tu vuoi comunicare o che comunichi ai ragazzi che incontri? Dunque, noi abbiamo come diciamo, capi scout delle scelte su cui basare il nostro cammino. E sono la scelta di fede innanzitutto per quanto riguarda l'associazione AGESCI, che è appunto dichiaratamente cattolica. La scelta politica che riguarda un impegno attivo nel mondo, e questo è anche insomma, rispecchiato da quello che facciamo con i ragazzi, ma anche da un atteggiamento generale che vogliamo tenere nei confronti del mondo. Perfetto. Quali sono le cose principali, quali sono le cose più belle dello scautismo? Beh, si fanno nuovi incontri comunque, non si impara a rapportarsi con vari tipi di persone, cosa che magari molti altri ragazzi non fanno. Io mi impegno per quello che posso e cerco di farmi vedere importante da parte di tutto il reparto in modo che magari possa trasmettere qualcosa, non solo alla mia squadriglia ma appunto a tutto il reparto. Quindi è importante essere di esempio per gli altri? Sì, per me è molto. Essendo grande comunque mi guardano come punto di riferimento e quindi se vedo che comunque non mi impegno sempre, dopo magari anche loro prendono un brutto esempio da me.
L'esempio è fondamentale nel nostro modo di vivere lo scautismo, perché cerchiamo proprio anche di farlo capire ai ragazzi facendo essere loro, ad esempio, innanzitutto essendolo noi in prima persona, quindi un capo scout comunque deve cercare di avere una condotta almeno coerente con i principi che vuole trasmettere ai ragazzi, sia in ambito scout sia possibilmente anche fuori. La vita scoutistica non è solamente quelli che si vedono bambini, ragazzi, ma anche gli adulti che proseguono in una missione, diciamo, per altri. Capiamo effettivamente che attorno a noi c'è tanto bisogno e noi piccoli, nel nostro piccolo, cerchiamo di portare il massimo. Ho avuto due figli degli scout che poi hanno abbandonato all'età più o meno 18-20 anni e sono rimasto col cuore nella cosa. E quindi abbiamo cominciato a fare dell'assistenza a qualche ammalato, abbiamo organizzato e facciamo tuttora delle cene di beneficenza, facciamo servizio ancora agli scout piccoli, praticamente siamo a disposizione un po' di tutti quanti. Quello che ci chiedono, andiamo a fare anche la protezione civile, andiamo alla messa dei poveri, a dare da mangiare, cioè, quindi tutto quello che quando ci chiedono aiuto, secondo la nostra disponibilità, noi siamo sempre pronti e presenti. La messa ha chiuso la visita pastorale anche in questa comunità e il Vescovo ha spronato nell'omelia i fedeli a non giocare a fare i cristiani, ma a essere cristiani. Venite alla festa! Quando vedo un bambino piccolo mi viene sempre da dire: questa è la prova dell'esistenza di Dio, questa è la prova della risurrezione di Cristo Signore. Ecco, noi fratelli e sorelle, a Natale questo celebriamo. Celebriamo la nascita di Gesù e celebriamo la nostra nascita come figli di Dio, che è stata iniziata, incominciata, perché è un evento sempre in corso, il giorno del nostro battesimo. Ecco allora chi è, chi deve essere, non che cosa, ma chi è, chi deve essere una comunità parrocchiale, una comunità cristiana, la comunità dei figli di Dio. Oh, lo so bene, lo sapete bene anche voi, che qui dentro questa sera siamo tanti, ma non siamo tutti gli abitanti del quartiere. E allora non tocca a noi giudicare gli altri o recriminare. Una cosa però solo noi possiamo fare, è testimoniare che è bello fare i cristiani, non giocare a fare i cristiani, ma, ripeto, fare i cristiani. Per questo il Signore ci vuole parte del suo popolo. Noi rispettiamo tutti, i musulmani, i buddisti, gli induisti, per carità. Il nostro crocefisso ci dice che noi dobbiamo fare come lui, chiamato tutti indistintamente. Ma non possiamo rinunciare alla responsabilità che abbiamo di essere l'avanguardia del nuovo popolo di Dio, di essere un segno in questo quartiere, un segno della famiglia dei figli di Dio. Questa è l'immagine della parrocchia. E voi sapete che il segnale più bello, più convincente, è la gioia. Diceva un pensatore del passato, un filosofo del passato, diceva: ma voi cristiani dite che lì dentro, nella chiesa voleva dire, avete celebrato la risurrezione, una risurrezione, quindi avete incontrato questo risorto, e poi però quando uscite dalla chiesa fate quella faccia da funerale. Eh già, noi qui non stiamo a celebrare un funerale, noi stiamo a celebrare l'incontro con il Signore risorto e vivente. E come lo esprimiamo questo? Lo esprimiamo poi andando a casa, ritornando nei condomini, nei quartieri, nei posti di lavoro, di tempo libero, dappertutto, in banca, all'ospedale, al mare o ai monti, che noi siamo popolo di Dio, siamo i figli di Dio. E questo lo testimoniamo con il sorriso, con la disponibilità, con il servizio. Ecco, fratelli e sorelle, questa è la carta d'identità della parrocchia Mater Misericordia. Parola di Dio, Eucaristia domenicale e carità fraterna. Questi sono i doni, fratelli e sorelle,
che il Signore continua a farvi. Beati voi, beata questa comunità di Mater Misericordie, se saprà far tesoro di questi doni e saprà condividerli con il maggior numero possibile degli abitanti di questa zona. Sia lodato Gesù Cristo. E con le parole del Vescovo chiudiamo anche questo appuntamento sullo speciale visita pastorale. Io vi do appuntamento dopo le feste. Grazie a tutti dell'attenzione.